Ragazzi, ci saranno un sacco di cambiamenti su YouTube a gennaio e ho tanta paura per il mio canale. Ragazzi, non so se sapete quello che sta succedendo su YouTube e in questo video cercherò di spiegarvi tutto. Praticamente YouTube è stata multata per 170 milioni di euro perché faceva la pubblicità mirata ai bambini. Che cos'è la pubblicità mirata? La pubblicità mirata è quando navighi su internet e Google, la stessa società di YouTube, traccia tutto quello che guardi per poi farti vedere pubblicità di cose che ti interessano e che secondo loro vorresti comprare. Fare la pubblicità mirata sugli adulti è legale, ma farla sui bambini no, secondo la legge statunitense COPPA. Quindi cosa sta per fare YouTube per rimediare? Primo, toglierà la pubblicità mirata a tutti i video destinati ai bambini. Che vuol dire che chi fa video per bambini guadagnerà meno della metà di quello che guadagnava prima. Secondo, toglierà i commenti sotto i video destinati ai bambini, che vuol dire che saranno molto meno indicizzati. E terzo, toglierà le notifiche ai video destinati ai bambini, che vuol dire che nessuno saprà quando i video saranno caricati e quindi i video non saranno visti appena caricati e quindi saranno meno indicizzati. E voi starete dicendo, ma tu non fai video per bambini? Giusto, ma loro dicono che i video, le miniature, i temi e gli ambienti non devono nemmeno attirare i bambini. E se hai characters, come per esempio Hello Kitty, o ti travesti, come per esempio il video di Ariel, allora potresti attirare l'attenzione dei bambini e quindi il tuo video diventa per bambini. Quindi io posso parlare anche di un argomento maturo come quello di Billie Eilish con Tourette, ma poiché c'è il pupazzo di Hello Kitty a fianco a me, il software di YouTube lo vedrà e lo considererà come un video per bambini. Lo so che è assurdo, ma è così. Io ho lasciato stare il mio altro canale con 32.000 iscritti perché quello l'ho aperto quando ero una bambina e visto che sono cresciuta ho deciso di aprire un canale che era più adatto alla mia età. Ma lo stesso in vari miei video ci sta spesso il pupazzo di Hello Kitty, ma non vuol dire che quei video siano per bambini. E non sono solo a rischio io, per esempio tutti quelli che fanno i video slime, i gaming, gli squishy. Insomma, a qualsiasi video che potrebbe piacere a un bambino al di sotto dei 13 anni. Quindi, chiuderò il mio canale? Assolutamente no. Per fortuna abbiamo fino a gennaio per fare dei cambiamenti. E quindi, come cambierà il mio canale? Non cambierà molto, perché i miei video non sono per bambini, assolutamente. Però cambierò tutte le mie miniature, senza emoji per esempio. Non farò vedere pupazzi nei miei video, mai più Hello Kitty. Farò delle sfocature ad Hello Kitty ai miei video precedenti dove si vedeva e più o meno questi sono i cambiamenti che dovrò fare. Per fortuna io faccio video per i teenager e per i più grandi. Mi dispiace molto per i creators che fanno solo video per bambini e che lo fanno per lavoro. Ci sono molti youtubers che mandano avanti una famiglia intera e meno male che questo non è il caso mio e comunque mi dispiace tantissimo per loro. E comunque ragazzi, il mio canale è al sicuro, non vi lascerò mai che vi voglio troppo bene. Comunque, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video, ricordatevi di mettere tantissimi like se vi è piaciuto e anche di iscrivervi a questo canale se volete. Adesso possiamo incominciare con i saluti. Ciao Dalfigol24, ciao Lucy the Queen, ciao Giusy, ciao Sofia Magrini, ciao Angelica, ciao Laura. Ciao Alessia, ciao Giada, ciao Beatrice, ciao Giulia, ciao Michele e ciao Alessio. E ragazzi, ricordatevi di iscrivervi a questo canale. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima. Ciao ciao.